Eccomi ragazzi, siamo tornati, benvenuti in un nuovo episodio del walkthrough di Star Wars Jedi Survivor. Stiamo per andare, anzi sto per premere X per andare sulla luna di Tanalor. Mi sono reso conto di star registrando nello Star Wars Day. Non rubarmi le battute, a ognuno il suo ruolo. Tu spari, io guido. Hai dato un'occhiata alla roba che Cal ha trovato da Dagan? Sì. Forse quel laboratorio sulla Luna cela delle risposte. Cosa sarà successo laggiù? Sulla Luna? Chi lo sa? E a chi importa? Non ho tempo per le lune. Credo avesse qualcosa a che fare con l'invasione di Tanalor. Molto confortante. Strano che la Luna sia ancora abitabile. Non so come fai a definirla abitabile. Lo so, ho visto la tua taverna. Ehi! Azz, shots fired. Comunque dicevo, sono contento di poter condividere questa cosa dello Star Wars Day con voi, visto che c'è il gioco di Star Wars appunto da giocare. Anche se mi rendo conto che questo video non uscirà e il video che uscirà dello Star Wars Day non me ne sono reso conto, ma vabbè dai, facciamo che vada bene lo stesso. Lasciamo un mi piace per questo Star Wars Day e andiamo. Io ho un po' esplorato, come vedete anche dai vestiti diversi di Cal. Ho modificato BD, che è molto diverso rispetto, è completamente diverso rispetto all'ultimo episodio. Molto carina la sua cosa. Ho aumentato qualche abilità del buon Cal e insomma così. Purtroppo non mi fa impazzire questo backtracking così forte del gioco, questa cosa di dover tornare indietro tante volte perché tanti percorsi sono bloccati perché non hai ancora l'abilità necessaria per andare avanti, il che mi fa un po' passare la voglia di esplorare quello che, a dir la verità, è un mondo fatto veramente bene in questo gioco. Sarei stato un po' più gentile col fatto di dover tornare indietro mille volte, però vabbè, insomma, per l'amor di Dio. Andiamo avanti, che è la cosa più importante. Oh, aspetta. Bene? Solo un pizzico arrugginito. Tu? Un po' agitato, ma ce la faremo. Oh, senti come siamo ottimisti. Vuoi farmi un piacere? Piantala. Mi fai venire il mal di pancia. Sicuro non sia il tuo cibo? Cosa è stato? Ci siamo quasi. Dicono che la luna sia infestata. Scusa, non aveva detto che era abitabile? Scusami un secondo, ma 30 secondi prima non aveva detto che era ancora abitabile? A parte che è veramente bellissimo, ma come fa a esserci ancora un'atmosfera e un'aria respirabile in questo posto? Vabbè, non sono un esperto, però. Eh già, ma se qui troveremo qualcosa che ci aiuterà ad attraversare l'abisso, va bene così. Da come la racconta Grease, l'abisso è un cimitero di navi. E ora siamo su un cimitero lunare. Un sacco di cimiteri. Boh, vabbè, ok. Penso che andremo a trovare il secondo pezzo di quel macchinario. Questa è la scorciatoia che sbloccheremo dopo, credo. Piattaforma carico merci. Ricorda il meccanismo della foresta, ma su scala più grande. Sì, quello che spara quel beam. Questo è il Light the Beam dei Sacramento Kings, se dovessero vincere il titolo. Vabbè, chiuso le stronzate. Dicevo, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo. Ecco, per dire la cagata dei Sacramento Kings mi sono dimenticato cosa stavo dicendo, ma pensa a te. Scendiamo allora. Mi sembra tutto a posto. Via. Bode non viene con noi. Ha visitato un laboratorio su questa luna. Questa sembra opera di Kree. Ah sì, ecco cosa stavo dicendo. Dovremmo in questa luna trovare... Quella era una cassa. Il secondo pezzo di quel macchinario che secondo me ci darà le coordinate per arrivare su Tanalor. Forgia automatizzata. Ma cosa fanno i droidi qui? La forgia di che? Credono davvero che ci sia qualcosa oltre l'abisso? Santari Kree ci crede. Suppongo che al consiglio basti questo. Insomma, i non convinti. Due scienziati dell'Alta Repubblica parlano dell'anomalia stellare del loro
il loro lavoro presso la struttura. Nonostante un disaccordo sullo scopo esatto delle loro ricerche, entrambi concordano sul fatto di proseguirle. Questa voce di questo posto che Dagan aveva... Bene, da qui non si passa. Ah. Chiamato Tanalor aveva, devo dire, mosso molto l'interesse all'interno dell'antica Repubblica. Pensavo fosse una cosa nascosta, invece no. Evidentemente il Consiglio poi ha valutato che fosse pericoloso, perché quell'attacco là o non è stato il Consiglio... non lo so. Dobbiamo scoprire ancora tante cose. Ah, lì da dove sono arrivato, no? Quindi mi sa che bisogna fare questo. E presumibilmente... Non pensavo di tornare tutto in funzione dopo così tanto tempo. Occhi aperti. Troviamo quel laboratorio. Per sicurezza che non ci fosse una strada pure di là. Troviamo questo laboratorio di Dexter, forza. Niente, di qua. Ah, devo fare il timing, nessun problema. No problem about that. Andiamo, andiamo. Forza Cal, che si fanno addominali. Qui che nemici mi aspetto di trovare? No problem about that, cheat. Che nemici dovrei trovare qui? Droidi, perché l'impero qui non... O l'ha distrutta l'impero, la luna. Devo concentrarmi. L'hanno già detto e non me lo ricordo? Non lo so, devo dire la verità. Salve. Settori da 5 a 9 inutilizzabili. Settori da 1 a 4 operativi. Stato della struttura attivata. Stato del meccanismo disattivato. Grazie della info. Mi ricorda un po' la fabbrica, quella di droidi su Geonosis, mi pare fosse il pianeta. Qual è il verdetto? Non regge. Dovremo rinforzare la camera di nuovo. In nome della scienza. Ambientazioni davvero particolari, però. Ok. Qui non mi sembra particolarmente... Sì? Sembra in piena attività. Mi sono cagato addosso. Oh, thank you very much. Vediamo cosa si sblocca qui di nuovo. Spero... con qualcosa per la spada laser, che quella non l'ho cambiata molto perché non sto trovando un granché. Ok, armonia, poi lo cambieremo. Direi che allora si procede di qui. Ma questi qui, che ci fanno questi qui? Ho sbloccato anche questa cosa qui. Adesso sì che la cosa di combattimento così è molto più sensibile. Vabbè, però se non pari sei stupido. Ok. È il trappolone. Adesso sì che questa cosa diventa molto più sensata, no? Di qua, di là? Di qua. Tac, tac. Aspetta che finisca. Ah, sì, sì. Trafiggi questo, coglione. Guarda quanta vita li togli con questa mossa qua. Top. Distrutto. Bomba. Ah, bello che li ho aggirati così. Ok, questa è aperta. È chiusa. Figurati. Quando mai in sto gioco una porta è aperta al primo colpo? Troidi? Brutto presentimento? Sì. Questi si svegliano al 99%. Ti vedo là dietro. Ti vedo là dietro. Non fare il bimbo. Ti vedo. Fai così, va. Oddio, quanti cazzo sono qua?
Vieni qui. No, perché non posso? Ma oh. No, fermi, fermi, Boni. Boni, qua mi serve quella con due. Perché si fa così. Si fa così. Del chilling. Poi si fa così. Ho upgradato anche la durata di questo. Si fa così. Si fa così. Ole. Pulito. Guarda che strage. Ok, quando sono tanti nemici, quella con la blaster è inutile. Ma vabbè, ci sta. Ci mancherebbe altro. Così vi ho fatto vedere tutti gli upgrade che ho fatto. Vai, accedi qui. Puoi aiutarmi? Dai. Non ti ferma nessuno, BD. Vado nel più forte di tutti. Grazie, BD. Allora, qui mi dice percorso. Ah no, porta unidirezionale. Ho perso un modo per aprirla, no? Non credo. Ehi, BD1. Che c'è? Che devi scannerizzare? Stazione ricarica. Ah! È un power bank questo posto. Per droidi. Kek. Sì, mi sa che ci arriverò da un'altra parte. Oh, guarda là sotto che c'era una cassa. Da capire, da capire. Da capire. Salve. Ecco, qui forse si arriva alla cassa e alla porta. Ah, no, pensavo fosse... Tu non scappi? Dov'è il laboratorio? Accesso al laboratorio vietato. Laboratorio inaccessibile. Stai bene. Trova un posto dove nasconderti. Non ho l'accesso. Ho provato a dirglielo. Lasciatemi in pace. I predoni ci sono proprio andati giù pesante con questi droidi. Ho provato a dirglielo. Zeta riuscirà a decifrarlo per noi. Avevo bisogno di 10 disco dati per sbloccare dei... come si chiamano? No talenti. Come erano i benefici in più. Bello. Sì, mi sa che è qui. Allora, vediamo cosa c'è qui innanzitutto. Vabbè. Un sacco di colori trovo che, vabbè, ti dirò. Belli, però, insomma. Questi sono quelli di Revenge of the Sith, proprio. Porca boia. Quelli che erano con Grievous. Azz. Si fanno serie qui le cose, Non gli fa un cazzo però sta roba, scusa. Bello. Bello. Oppa. Ho sbagliato, pensavo fosse parabile. Bello, godo. Sto cazzo. No, dai, l'avevo parata questa, però. Porca boia, me la son presa tutta in muso questa. L'ha fatto doppio. No, no! Ehi, BD. Un altro team. Posso dire che stavo andando molto meglio con questo? Ma scusami, ma ti ho dato l'immobilizzante e tu attacchi ancora? Ma come funziona? Oh. Vabbè. Vabbè. Com'è che tu fai il parry perfetto e questo se ne sbatte, perdonami. Ma che senso? Cos'è nella lucertola? La
lanciane uno, BD. Sistemi danneggiati. Ma? Dai, 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 che è morto. Potrei pure crepare, porca troia. E questi sono tosti, eh. Gran Guardia, creati da Hollow One Mechanicals, la Gran Generale. Ma non sapevo sta roba. Era tra... No, dai, aspetta. Aspetta. Erano tra i droidi da battaglia più abili dell'esercito separatista, usati soprattutto per difendere i leader separatisti, appunto Grievous, d'alto rango. Le loro elettrostaffe riuscivano a resistere alle spade laser dei Jedi, che poi in realtà Anakin e Obi-Wan li hanno distrutti come se fosse niente nel film, però sì. Allora, io direi di proseguire tranquillamente qui. Non ho visto altri posti dove andare. Magari vediamo di non farci friggere. Muovite. Bravo. Poi, poi... Mamma mia, meno male, anche perché sono senza steam. Vorrei un punto di meditazione, se possibile, da qualche parte. Mi dispiace che tante volte non ci accompagnano i nostri companion. Lì c'è una scorciatoia, secondo me. E vista la mia situazione di salute, la prenderei. No, non è una scorciatoia, è solo invece il punto dove andare avanti. Questa è una scorciatoia che mi porta lì sotto. Ma se tanto lì non posso meditare, a me che cazzo me ne frega. Ecco, perfetto. Stazione di monitoraggio. Oh, uno di quei puzzle. Az. Oh, no, cos'è? Resistenza distorta. Sconfigge il gruppo di droidi da battaglia. Non so bene cosa sto facendo, ma va bene così. Devo uccidere 150 di questi? Ok. Vabbè, doppia spada e questa combo è la morte comunque di questi, eh. Adesso non so quanto possa essere il record, però... Non mi toccare mai più in vita tua, oh. Come cazzo ti permetti? Guardali, guardali quanti ne ho fatti fuori in un colpo! No, pezzo di merda! Sì, vabbè. Oh! Segniamolo.
Dai, guarda quanto tempo ho perso per gli ultimi due. Come sono andato? Bene, è andata. Ok, pare bene. Perfetto, punto abilità ottenuto. Godo. E allora, se vogliamo darci dentro con questo blaster, dobbiamo ridurre il tempo necessario per caricare completamente il colpo di blaster. Assolutamente, secondo me. Anche se ottieni munizioni aggiuntive una volta colpisci un nemico, secondo me è meglio. Perché questo, secondo me, si riferisce al colpo speciale, che non lo uso tantissimo io, eh. Non lo uso tantissimo. Io poi andrei con questo della doppia spada. Attacchi mirati con... vediamo. Ah, no, scusami, no, due spade, doppia lama devo andare io. Ups. Ok, ho costruito la spada tutta armonia e devo dire che è bellissima. Ho preso questi color terra, diciamo così, color naturale, assieme al vestito, assieme al BD, assieme alla spada verde, che devo dire è un bel outfit, godo. Oh, è importante l'outfit del Jedi, eh? Non dite di no, che non ne sapete. Allora, scherzo ovviamente. Veramente? Che palle. Sì, veramente. Sì, veramente. Sì. Allora, sai che penso di non aver lasciato indietro letteralmente niente per ora? E ciò mi rende molto fiero. Che palle di ste cazzate, posso dire. Cazzo è Crash Bandicoot, Dio caro. Ma se salto? No, non lo prendo in culo. Va bene, nessun problema. L'ho preso lo stesso, vabbè. Nessun problema. Eccoci qua. Pronti. Ma è questo come dovrei evitarlo, però? Non è ancora finita. Cioè, mi devo prendere la scossa e fine. Pratica. Bella sta roba, vabbè. Boh. Allora, potrei scendere lì, come proseguire lì, ma credo che proseguire qui non abbia nessun senso in realtà. Sì, infatti non c'è nessun percorso che va lì e allora giù di qua. Pronto BD? Si è sempre aggrappato da solo, perché stavolta no? L'ultima, spiegami. Ah, ecco, no, volevo dire. Non di qua, Cal, porco. Vabbè, dai, però, Cristo de Dio santo, Cal, svegliati un attimino la mattina, eh. Grazie. Sì, pu. Te prego, pu. Te prego, pu. Bella però questa sequenza. Non è che là sotto c'era qualcosa da prendere? Spero di no, perché se non mi incazzo. Cos'è successo? Ole. Ok. Spero là sotto non ci fosse niente. Qui non c'è niente. Proseguiamo. Parkour. Sì, però in quel caso, beh, certamente.
Le conversazioni dei droidi in sto gioco sono incredibili. Sono programmati per parlare così tanto. Esatto. Queste rovine della Malora. Ma se il capo dice che qui c'è qualcosa, non voglio certo contraddirlo. Siete cagati in mano, eh? Fantasmi nella macchina. Sembra il cuore di Iron Man un po' questa cosa. Posso dire la verità? Oh, eccolo, il Jedi. Salve. Non dovresti essere qui. No, sei troppo vicino. È bello avere qualcosa da combattere, ma Ravis non sarà felice se ti avvicini ancora. Ho capito. Scorciatoia sbloccata per dove? Perdonami. Di nuovo per il punto di meditazione, vuoi dirmi? Madonna. Sì? Ah, no, però qua vai lì e mediti. Ok. Ma senti, ma devo fargli aprire lo scudo come ho fatto coi cloni nel... Non mi ricordo qual era l'episodio, qualche episodio fa? O devo farmi grandissimi affari miei, per non dire altro? Oh, salve. Pensa a te che ho preso pure danno. Ah, ma sono quei due imbecilli di prima, ok. Vabbè, allora, in teoria io devo andare avanti, però se riuscissi... forse lui... Proteggimi. Sì, però così io non riesco a entrare. Cioè, fan baruffa tra loro. Ma inculatevi. No, non riesco per adesso. Sarà da tornare, tanto. Com'era la combo che ho sbloccato? Scusami. No, aspetta. No, merda, sono senza forza. Porca troia, aspetta, eh. Questa situazione è pericolosa, senza forza. Ok, l'abbiamo ricaricata. Andata bene, direi. Perfetto, ok. Era questo, poi questo e poi di nuovo questo dovrebbe essere la combo che abbiamo sbloccato. Vabbè. Bella scoperta. 14 disco dati, godo. Ok. Godo. No, ma sai che probabilmente io devo andare qui? Mi fa impazzire come si siede BD1 quando ti siedi tu a prendere queste robe qua. Che calzi in ginocchio e BD1 si siede tipo e lo guarda come se fosse un cane, bellissimo. Eccomi. Oh, scusate. Mi hanno visto? Ah, questo è l'altro lato. Allora vedi che ho fatto bene a farli baruffare, eh? Vorrei che forse imparo a spegnere sti cazzo di cosi. Ah. Scusami. Uno steam qui. Ok. Pare che stiano difendendo qualcosa di importante più avanti. Non è che mi insegni come spegnere questi finalmente, che mi ha rotto i coglioni sta storia. No. Va bene. Allora, deduco, visto i graffi qui. Ok. Ah, scorciatoia sbloccata, perfetto, da un posto all'altro. Non potete entrare nel laboratorio. Non ti preoccupare. Non dovreste. Stai bene?
Possono entrare. Un bijou. Allora. Niente, un dannetto lo devo sempre prendere, cioè, c'è cazzo da fare. Ok, qui cosa mi stai dicendo? Un magico puzzle, vedo. Un magico... No, pure me sparate mentre salto. Manca a fa così, però. Vedi di sparire dalla mia vista. Diamo questo disco dati a Zeta. Altro disco dati, perfetto. All'ultimo centimetro mi sono preso il danno. Vabbè, dai. Grazie mille, amico. Stiamo arrivando da qualche parte, perché non mi è particolarmente chiaro, devo dire la verità. Calma. Che coglioni. Qualunque cosa ci sia più avanti, non vogliono lasciarci avvicinare. Ok. Cosa devo esaminare? Cosa ha frantumato questa luna? Sì. Ti immagini che è tipo un test della morte nera? Muro distrutto, vediamo. La calamità che ha colpito Kobo ha fatto a pezzi la sua luna. Travolte da terremoti e cedimenti, alcune sezioni della struttura sono state strappate dalle fondamenta e disseminate fra i detriti interstellari. Cazzo. Là. Ok, grazie. Ma si è rotto da solo o qualcuno ha sparato? Perché mi sembrava che qualcuno avesse sparato, a dir la verità, a sto coso. Scusate, mi controllavo che funzionasse ancora tutto. Jedi, non hai fatto in tempo. Non hai fatto in tempo a finire di dirlo. Non vedo. Ah, ok, pensavo fosse da correre e invece no. Ostia, boia, addirittura. No, te pre... Ah, cioè non ti riaggrappi, te crepi. Mamma mia, cari. Come serve uno spin? Se non ci fossi tu. Dovrebbero inventarti. Si dice dai mie parti. Zac. Zac, adesso aspetti un attimo. Zac, aspetti un secondo. Zac, zac. Ezza, porca boia. No, ma han chiuso fuori. Vabbè. Proprio non vogliono farci entrare. Sì, minchia, ma evidentemente allora questi sono non un passo davanti a noi, 100 passi, perché io non so neanche cosa c'è qua dentro. Ma se lo stanno proteggendo così, questi sanno bene cosa c'è qui. Direi, no? Che vabbè, sono gli scagnozzi di Dagan, che quindi sì, è normale che lo sappiano, però era per dire che siamo abbastanza alla rincorsa, ecco, della situazione. Ah, e sta cazzo di corda puntata nel nulla giusto solo per farti andare avanti. Bella questa, molto... verosimile questa corda, devo dire. Eccoci. Fino all'arrivo dei predoni. Droide rotto. Non che gli altri fossero particolarmente invece sani, Un spoiler di cosa c'è qui dentro? Niente. Figurati se non arriva nessuno lì. Che è palesemente un coso di un boss o qualcosa del genere. Vediamo.
No? Ok. Sorpreso. Che c'è? Oh. Oh. Dovremmo il secondo pezzo. Oh. Sì. Oh, un altro di questi cosi con la spada là. Allora, questo di solito... Questi di solito non la sanno usare la spada laser, eh. Questo già mi sembra meglio di quello di prima. Prima poi, vabbè. Vediamo se funziona. No. Dai, vieni qua. Stupido. Cal, ti puoi rialzare per cortesia? Beh, i due colpi completamente a vuoto, non male. Ok. Bello. Belli i danni che gli abbiamo fatto, puliti. Addirittura la scena si merita questo. Oh, oh. Madonna quanto cazzo mi gasica. Mamma mia. Questa è un'altra taglia in teoria. Mettitore modificato. Forse possiamo recuperarlo. Oh sì. Verde fa un po' strana questa spada qua. Stile guardia incrociata ottenuto. Ora Cal può usare lo stile guardia incrociata in battaglia. Questo stile gli permette di effettuare attacchi più lenti e potenti per ottenere più vulgare per la difesa. Questo è come diciamo le armi a due mani. Infatti vedete che usa due mani senza pistola, senza niente, nei Dark Souls avanti, per capirsi. Non mi piace molto, già ve lo dico. Poi questa qui in teoria sarebbe di Kylo Ren, no? Ovviamente dei sequel, e quindi dovrebbe essere rossa la spada. Fa un po' strano vederla vederla verde. Ah, ma non posso modificare gli Ah, ma adesso ho solo questo stile qui. Ma che cazzata è? Non mi piace. Ma no, ma perché? Sì, allora aspetta, una roba da volta. No, dai, fammi fare un attimo l'eco. Ok, va bene, deve farmi imparare a usare questa. Vieni qua. Mai che riuscissi a schivarla. Porca boia, ho tolto metà vita con un colpo, però. Non mi piace, eh. Cioè, vi dico subito, non mi piace. Poi per l'amor di Dio, è potentissimo, ma non mi piace. Nella mia mente i Jedi devono essere veloci, scattanti, rapidi, degli spadaccini provetti. Andrò io. Lo sai che sono il miglior pilota per la missione. Ogni nave che abbiamo mandato nell'abisso è svanita nel nulla. Andremo insieme. Ah, quindi questo è prima. Questa è una tua invenzione e la capisci solo tu. Sei l'unica che può farmi tornare indietro. Va bene, registrerò il passaggio e assicurerò il tuo ritorno. Un altro ricordo. L'azzardo di Dagan. Beh, mi sembra abbastanza ovvio che quell'aggeggio ci dia le coordinate o comunque il modo per arrivare su Tanalor. Dagan si offre volontario come pilota. Che Santari l'abbia poi tradito, impaurito dal suo potenziale passaggio al lato oscuro, mi viene da pensare. Comando io.
aiutarmi. Non lo so. Davvero, davvero non lo so. Sì. Fila via o muori. Vieni, vieni. Quanto sarebbe bello combattere senza tirar fuori la spada laser. Gaserebbe da paura. Guarda questo. La pagherai. Questa volta. Anche il rumore comunque è diverso, eh? Oh, grazie. Allora, io lo provo, ma sì, non so già che non mi piace. Massima potenza, minima velocità, abbastanza portata e tanta difesa. Lo provo, ma so già che non mi ci troverò. Mettiamo vicino. Allora, no, lasciamo di qua il blaster e di qua mettiamo, proviamo per un po' questa qua, dai. Beh, direi che la nostra strada ci ha riportato alla Mantis, comunque, come vedete. Olè, abbiamo scoperto un sacco di cose. Cordova vorrà vedere cosa abbiamo trovato. Eh sì. Eh sì. Hai visto quel cratere mentre venivamo qui? Beh, cratere è perfino riduttivo. C'è il paese, il pianeta spaccato, direi che il cratere sia decisamente riduttivo. Ok, ok, allora io direi di tornare su Jeda, anche perché sinceramente questo mondo qui... Allora, qui non mi fa aprire la mappa, scusatemi. Questo mondo qui l'abbiamo masterato, eh. Cioè, lascia stare sto paio di... Ma tanto questa ci siamo passati dietro. Questa, secondo me, era quella laser che comunque abbiamo aggirato. Cioè, vorrei dire... Lui mi dice 58%. Strano, ci deve essere allora tutta un'altra ala che non ho scoperto a sto punto. Che... 58% è veramente poco. Ah, ma c'è poca roba. Manca una banca dati, 3 tesori e una cassa. La cassa mi dà fastidio non averla presa. Però vabbè, dai, siamo stati bravi. Diciamoci le cose come stanno. Potremmo anche non tornarci su questo pianeta. Torniamo su Jeda, allora. Dove si va? Dirigiamoci su Jeda! Cordova saprà qualcosa sulla tecnologia trovata da Cal. Scherzi? Quel tipo è un pozzo di cultura. Sono contento di rivedere Sir. Le devo molto. Mi ha anticipato lei i crediti per il Pylon. Quanto le devi, Gris? 2000 crediti, più o meno. Se le cucinassi il famoso sformato di nonna Pylon, potrebbe anche abbonarmene. Per 2000 crediti, meglio che sia uno sformato con i fiocchi. Eccoci qua. Ah, ma stavolta andiamo direttamente qui. Oh, beh, figo, dai. Direttamente nel tempio. Poi non ho capito se è propriamente un tempio, un archivio, un buon nascondiglio, diciamo, dai, ecco. Per capirsi. E allora, prima di chiudere questo episodio, parliamo col maestro Cordova. Il mitico, l'imprescindibile, l'ineluttabile. Da che parte devo andare? ovviamente dall'altra dove stavo andando. Ok, anche perché adesso abbiamo... Probabilmente lui ci assemblerà i due pezzi dello strumento che abbiamo trovato e capiremo come arrivare su Tanalore. Chissà effettivamente a che punto della storia siamo. Perché ne abbiamo fatta un po' di strada, eh. Però, insomma, penso sia presto per vedere la fine. Sono spero anche. Ma come possiamo sapere che sarà sicuro? Non possiamo. Le risorse della rete sono al minimo. E alcuni dei leader locali non sono disposti a correre rischi. Come possiamo convincerli? In molti temono che accettare i rifugiati li farà diventare dei bersagli. Cal, sei tornato. Hai trovato qualcosa? Sì. Credo di sì. Parlavamo del cammino segreto, Cordova loro. Cordova sarà felice di saperlo. Sicuramente. Cordova ha detto di averti trovata mentre cercava altri già dei sopravvissuti. Già. È incredibile pensare che il destino ci abbia riuniti dopo tutto questo tempo. Quella fortuna ci avrebbe fatto comodo durante la ricerca dell'Holocron. Lo so. Fortuna o destino...
Sono felice che il mio maestro sia vivo e qui con noi. Vero? Già. È determinato a preservare l'eredità dei Jedi e a resistere all'impero. Non riesco a credere che il maestro Cordova sia qui. Tutto quel tempo a seguire le sue tracce. Mi è piaciuto conoscerlo. Non ho mai incontrato un Jedi con un senso dell'umorismo migliore. Conosci solo me e Sir. È vero. Vabbè. Che strano congegno. Questo sembra essere una copia. Entrambi sono stati danneggiati da spade laser. Io non c'entro, questa volta. Non sia mai. Riuscirai a ripararlo? Non lo so, ma sicuramente ci proverò. Maestra Genda, l'impero si avvicina al rifugio del pellegrino. È una forza d'assalto? No, una squadra di scavo. Bene, non sanno del rifugio. Per ora? Rifugio. Tra le rovine. È iniziata l'evacuazione? È già in corso, ma fratello Armias non risponde. Armias ha i codici di contatto. Se lo catturano, l'intero cammino segreto sarà in pericolo. Conosco le rovine, vado io. E io verrò con te. Bod? Preferisco restare qui, mi renderò utile. Bravo, non fare il terzo incomodo. Assistente. Trovate Armias. Contaci. E testa sulle spalle. Con lui, dici? Non prometto nulla. Credo che si riferisse a te. Che carini. Ma questo... Il rifugio è lontano? No, ma ci servirà uno spamel per arrivarci. Un altro di quei cosi. Vicino alla base. Seguimi. Va bene, ma questo lo vedremo nel prossimo episodio, signore. Oggi abbiamo già scoperto tanto. Grazie a tutti per la compagnia. Ci vediamo domani sempre con un nuovo episodio di Star Wars Jedi Survivor. Dai, ciao boys.